Trattato apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. San Tommaso afferma che la pena principale dei dannati sarà questa: vedere che si sono perduti per un nulla e con la massima facilità avrebbero potuto acquistare la gloria del paradiso se avessero voluto. Dunque, il secondo rimorso della coscienza sarà pensare al poco che avrebbero dovuto fare per salvarsi. Una volta un dannato apparve a Sant'Umberto e gli disse che la peggior sofferenza da cui veniva tormentato nell'inferno era appunto questa: il pensiero del poco per cui si era dannato e del poco che avrebbe dovuto fare per salvarsi. L'infelice esclamerà allora: se io mi fossi mortificato e non avessi guardato quel certo oggetto, se avessi vinto il rispetto umano e avessi fuggito quell'occasione, quell'amico o quella compagnia, non mi sarei dannato. Non sarei ricaduto in peccato se mi fossi confessato ogni settimana e avessi frequentato un'associazione religiosa, se avessi letto ogni giorno una pagina di spiritualità e mi fossi raccomandato a Gesù e a Maria. Tante volte ho deciso di fare tutto questo, ma non ho eseguito il proposito, oppure ho cominciato a far qualcosa e poi l'ho lasciato, perciò mi sono perduto. La pena di questo rimorso sarà accresciuta dagli esempi che provengono da altri suoi buoni amici e compagni, e la faranno aumentare ancora di più i doni che Dio gli aveva concesso per salvarsi. I doni di natura, quali la buona salute, i beni materiali, i talenti che il Signore gli aveva dato, allo scopo di impiegarli bene e farsi santo. E poi i doni di grazia, tanti lumi, tante ispirazioni e chiamate, tanti anni concessi per rimediare al male compiuto. Ma il dannato si accorgerà che nello stato miserabile in cui è caduto non c'è più tempo per rimediare. Sentirà l'angelo del Signore che grida e giura. Allora l'angelo che avevo visto in piedi giurò per colui che vive nei secoli dei secoli: non vi sarà più indugio. Libro dell'Apocalisse, capitolo 10, versetto 6. Che spade crudeli saranno tutte queste grazie ricevute per il cuore del povero dannato, quando vedrà che è già finito il tempo in cui era possibile rimediare alla sua rovina eterna. Dovrà dunque ammettere fra le lacrime, insieme con gli altri suoi compagni disperati: è passata la stagione della messe, è finita l'estate e noi non siamo stati soccorsi. Libro di Geremia, capitolo 8, versetto 20. Dirà: se le fatiche che ho fatto per dannarmi le avessi sopportate per Dio, sarei diventato un grande santo. Ed ora che mi rimane, se non rimorsi e pene, che mi tormentano in eterno? Questo pensiero finirà di torturare il dannato più del fuoco e di tutti gli altri tormenti dell'inferno. Dovere ammettere: sarei potuto essere per sempre felice ed ora devo essere per sempre infelice. Ah, Gesù mio, come avete potuto sopportarmi tanto? Io vi ho girato le spalle tante volte e voi non avete smesso di seguirmi. Io tante volte vi ho offeso e voi mi avete perdonato. Sono tornato ad offendervi e voi mi avete di nuovo perdonato. Fatemi partecipe di quel dolore che sentiste nell'orto del Getsemani per i miei peccati, che allora vi fecero sudare sangue. Mi pento, Redentore mio caro, di aver ripagato così malamente l'attesa del vostro cuore. Vi detesto e vi maledico, o miei piaceri maledetti. Voi mi avete fatto perdere la grazia del mio Signore. Amato mio Gesù, ora io vi amo sopra ogni cosa e rinuncio a tutte le soddisfazioni illecite e propongo di morire 1.000 volte piuttosto che offendervi più. Per quell'affetto con cui mi avete amato sulla croce e avete offerto la vostra vita divina per me, datemi luce e forza per resistere alle tentazioni e per ricorrere al vostro aiuto quando sarò tentato. O Maria, speranza mia, voi potete tutto presso Dio. Ottenetemi la santa perseveranza. Ottenetemi che io non mi separi più dal suo santo amore.